Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi per voi ho un'icona del mondo JDM, la S15 Spec R. Oggi, come vi ho detto prima, andremo appunto a provare questa fantastica Nissan S15. La versione è una Spec R. Il colore è un bellissimo bianco perla, è tenuta veramente bene e tra l'altro monta alcuni particolari veramente fantastici. Ad esempio questo spoiler aftermarket rende la linea della macchina molto più lineare e molto più bella. Io lo apprezzo molto, lo preferisco tantissimo rispetto a quello della versione Aero, perché la rende molto particolare. Questi fanali, sempre aftermarket, gli danno una linea un pochino più moderna, la svecchiano di qualche anno. Nella versione Spec R abbiamo anche il cambio 6 marce, che nella versione normale non c'è. È la prima Silvia ad avere il cambio 6 marce. L'S15 normale non ce l'ha, la Spec R lo monta. Mettiamo un attimo in pausa il lato estetico. Vi faccio vedere il cuore pulsante della macchina, quello che troviamo all'interno del nano motore. L'SR20 DET, uno dei motori più famosi nella storia delle auto giapponesi, e come ben sapete a pochi giorni dalle Race Wars valgono tantissimi soldi. Com'è la Nissan S15 dentro? Anche se l'auto è del 99, è una macchina che non ha nulla da invidiare alle auto moderne, sia il volante, i sedili, la strumentazione, la conformazione dell'abitacolo sono veramente top, anche se l'auto ha qualche anno sulle spalle. Vediamo come si sta dentro, vediamo la comodità di questa macchina, la posizione di guida. Salire, anche per me che sono di una stazza niente male, non è per niente difficoltoso. La posizione di guida è veramente comoda, ti proietta immediatamente in una guida sportiva e ti fa capire che sei dentro una macchina che ha bisogno di essere guidata, non un'auto che si guida da sola con i controlli elettronici. Vediamo come si sta dietro, ad esempio, molti si chiedono, ma la S15 è buona per portare dei passeggeri? È comoda? Posso andare a farci la spesa? Vediamo. Secondo me è un'auto comoda, anche se è un coupé, tre porte, quindi non è fatto per andare a fare lunghi viaggi, ma per salire dietro non dovrebbero esserci grossi problemi. Diciamo che probabilmente per una persona con una stazza inferiore ci sono meno problemi per salire dietro. Prima di farvi vedere come si guida questa auto, facciamo un piccolo sound check e vediamo come si sente. Questo è uno scarico praticamente originale, meno quel finale che comunque è molto silenzioso. Però il sound non è niente male. Cosa troviamo all'interno di questa macchina? Questi sono gli strumenti aftermarket che sono installati, pressione olio, temperatura dell'olio e la temperatura dell'acqua. Qui abbiamo un manometro del turbo, questo è il suo quadro, il suo volante, bellissimo, tipico della Silvia S15. Vediamo come va sta macchina. Monta delle gomme molto larghe sia davanti che dietro, quindi diciamo che non è propriamente un'auto fatta per fare drifting o per fare sgommate sulle curve, è molto molto stabile diciamo. Il cambio è veramente
estremamente preciso, ha degli innesti molto netti, non ha giochi particolari come molte altre macchine giapponesi. Questo invece è molto molto preciso, ricorda quasi quello della Nissan 350Z. Vediamo come va questo SR20 originale. Che ha 250 cavalli, quindi non proprio un motore lento, però comunque si comporta molto bene, è una bella coppia a tutti i regimi. Posso dirvi che è veramente divertente da guidare, vi consiglio assolutamente di provarla e di portarne una a casa, perché è veramente un'auto divertente. Vedete? Si sente veramente la leggerezza. Voglio provare un'ultima cosa, che è quello della frenata. Beh, per avere dei freni originali non è niente male. Su questa auto si possono fare tantissimi upgrade, quindi freni, motore, elaborazioni varie. Lei si presta a qualsiasi cosa, per cui qualsiasi piccola modifica o qualsiasi elaborazione vi venga in mente, sulla Nissan Silvia si può fare. Per cui non fatevi problemi a comprare quest'auto, perché veramente la potete personalizzare in tutto e per tutto. Bene ragazzi, e anche per oggi questo video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare like, a condividere. Però non abbiamo fatto la scena del bagagliaio, che l'altra volta ho ricevuto un sacco di commenti. Secondo me ci conviene farla, no? Sì, ma era una Toyota Chaser. Era grande, qua provo ad aprire, ma... Vabbè, facciamo il video... Dove sei morto dentro, come l'altra volta, no? Ti ha fatto ridere. Tanto sì. Dovresti stare. Io sono un po' alto per entrarci. Vieni dentro sto bagagliaio? No, cioè, no. Ma vieni dentro il bagagliaio, che devo fare video per intrattenimento. Ma non ci entro, sono quasi 1,90. Sono un porco, non entro. Vieni dentro sto cazzo di bagagliaio? Non ce la faccio, no, non ci sto. Fai? Che cazzo? Vieni dentro il bagagliaio. No. Mi dà ragione, non ci sta. Bene ragazzi, e anche per oggi questo video finalmente finisce qui. Iscrivetevi al canale, lasciate like, condividetelo con i vostri amici. Vi lascio qui sotto i miei social e quelli di tutti i miei amici che hanno collaborato. Questa macchina la trovate in vendita a Treviso presso la New Garage Customs. Vi lascio il link anche di questo in descrizione. Alla prossima, ciao!